trarrà le conclusioni di questo momento importante per la provincia di Trapani l'assessore Doriana Licata. Grazie, grazie dell'affetto. Noi siamo fieri ed orgogliosi di essere qui oggi e della scelta fatta di partecipare al Vinitaly. E permettetemi, della scelta fatta attraverso un accordo di collaborazione con l'Istituto della Vita del Vino, di partecipare, di portare la provincia di Trapani al centro di questo meraviglioso contesto. Io voglio dirvi che la provincia di Trapani è una provincia, dottore Maroni, molto rampante sotto questo profilo, perché da quando io mi sono insediata, io nella vita faccio il medico, ma mi sono resa conto che come quando una donna cerca marito deve farsi conoscere e deve uscire fuori dal contesto casalingo, altrimenti non potrà sposarsi mai. E allora, riportando questa piccola metafora in quello che noi viviamo giornalmente in provincia di Trapani, noi dobbiamo farci conoscere, dobbiamo penetrare nei mercati nazionali ed internazionali, e sono d'accordo con lei quando dice di portare, fare l'incoming, portare i turisti qua, perché il vino si esporta, il turista si importa. E allora la provincia di Trapani ha messo a punto una serie di eventi che prenderanno corpo proprio a brevissimo, proprio sfruttando questa filosofia. E allora ci sarà per esempio il Satiro di Vino, perché noi vogliamo, attraverso l'enogastronomia, attraverso il vino, perché io non smetterò mai di dire che dentro una bottiglia non c'è soltanto un prodotto di alta qualità, e noi della nostra terra possiamo tranquillamente affermarlo, ma c'è un territorio che si racconta, c'è una terra straordinaria. E quindi noi faremo questo Satiro di Vino, che si terrà ad ottobre al Collegio dei Gesuiti di Alcamo, dove ci saranno 35 buyers esteri che verranno a conoscere la nostra terra e permetteranno alle aziende di farsi conoscere e di vendere vino, perché questo evento si rifarà solo se le nostre aziende venderanno vino. E oltre a questo, io oggi mi sono permessa di portare tutto il paniere enogastronomico, perché la nostra provincia è una terra che deve essere raccontata attraverso le sue olive, attraverso il suo olio. E per questo devo fare un complimento a Dario Cartabellotta, il nostro direttore, che quando mi ha conosciuta, dopo 3 secondi, mi ha guardato e mi ha detto: beh, finalmente per la provincia di Trapani il vino non è un problema, anzi è una risorsa. E allora mi sono permessa di portare anche le olive, perché credo che le olive siano il nostro oro verde. Più dell'olio, le olive da mensa rappresentano per noi il nostro olio verde. Allora partirà una campagna di sensibilizzazione promossa dalla provincia regionale di Trapani, perché io trovo assurdo che si debba fare l'aperitivo nei pub e nei bar con le olive greche o con le olive spagnole, quando noi abbiamo la Nocellara del Belice, che è un prodotto di alta qualità, che ha delle proprietà organolettiche che ci hanno riconosciuto anche in America, che attraverso la promozione autoctona noi promuoviamo un prodotto che previene le malattie cardiovascolari, prima causa di morte al mondo. E allora questa campagna di sensibilizzazione permetterà ai pub e ai bar che utilizzeranno i nostri prodotti di avere la pubblicità gratuita sul sito della provincia e sulle maggiori emittenti che sono viste nella nostra terra. E allora poi ancora un protocollo d'intesa tra l'ASP, la provincia regionale di Trapani e Città dell'Olio, dove noi siamo soci ed io personalmente sono la vice coordinatrice regionale, che vedrà proprio una campagna minuziosa fatta nelle scuole, perché è lì che noi dobbiamo lavorare, l'imprinting dato ai nostri bambini che fungono da veicolo con i genitori: mamma, non utilizzare l'olio di semi, utilizza l'olio extravergine d'oliva. Però io mi arrabbio a volte con alcune aziende, perché si taccia sempre la classe politica di non essere efficiente, di essere stata superficiale, e forse in passato lo è stato davvero, grazie alla passione che noi mettiamo, ai giovani che si avvicinano alla politica, abbiamo anche una possibilità di cambiare il volto della nostra terra. Però c'è una normativa europea che io sto combattendo, ho chiesto aiuto al ministro ieri, ho chiesto aiuto all'assessore regionale all'agricoltura, perché è impensabile che l'Unione Europea possa permettere di mettere nelle etichette olio extravergine d'oliva agli oli che vengono corretti chimicamente. Questa è una cosa veramente assurda, perché va contro la qualità dei nostri prodotti. E allora io, detto questo, ringrazio anche tutti gli ospiti che
ci hanno aiutato a promuovere il territorio con le vostre preziose personalità, perché io vi ringrazio veramente dal profondo del mio cuore, e ringrazio anche Piero per avere strinsecato questo progetto che farà parte del partner dei progetti che verranno fatti alla provincia di Trapani, e Stefano Masciarelli che come imprenditore sta investendo nella nostra terra, anche il presidente della Valtur sta investendo nella nostra terra perché è un produttore di olio in provincia di Trapani, e ringrazio l'Istituto Vite e Vino. Però permettetemi due secondi e poi vi lascio, perché non voglio tediarvi ulteriormente. Voglio ringraziare le aziende che ci hanno dato e che ci hanno permesso di degustare i prodotti, e sono l'azienda Lombardo, Baglio Ingardia, Bascio, Oddo, Cognata, Elisir, Olis, Colli del Grifo e Bonanno, che hanno oltretutto preso tantissimi premi, hanno avuto le menzioni, grazie. Alicos che ci ha dato le conserve, il pane nero, il signor Rizzo di Castelvetrano, grandissima persona che stimo molto, i cannoli offerti da Pasta e Sfizi di Triolo, e poi voglio ringraziarvi tutte le aziende per la disponibilità data e per la sinergia, per aver portato all'interno dello stand della provincia di Trapani un clima positivo, pienamente consapevoli che uniti, solo se uniti si vince. Grazie, grazie a tutti voi.